breathing out and breathing in. Every planet in the system, every distant star dances still, master rhythm, beating for all eternity. Oh, the rhythm is magic, feel it in your soul. Oddio, ma dove ho sbagliato? E adesso con cosa esco? Beh, potresti abbinarla con questi. Abbiamo un nuovo stilista in casa. Scherzo, tu pensi sempre a far ridere gli altri. Ma te, chi è che ti fa ridere? Sofficini, Vitus, il sorriso che c'è in te. Essere o non essere, sai quello... 32esima esatto. Puntata di Video One, Roberto Onofrio, Rosinda Celentano. Ciao a tutti ragazzi, il programma dell'anno. Ma lei ha sbagliato personaggio, è Nerone, perché? Ignorante. Nerone pelato dalla barbetta? No, la prova Nerone lui. Sì, ma sai che è tu sei tanto... scotta. Sì, madonna, è terribile questa battuta. Comunque Nerone fa bruciato Roma o Milano, non so quello. No, non so se Milano ha bruciato Nerone. No, Roma, Nerone forse ha bruciato. Ma tu sei di Roma o sei di Milano? Eh? Tu sei di Milano o sei di Roma? Io non so di... Tu sei di Video One? Ma non sono di nessuno. Sei mia. Sei mia. Ma cosa sei questo?
Nerone, 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 indovina chi sono? Sono io. Sono io chi? Ah, Video One, Super Six, caro Nerone, se ai tuoi tempi ci fosse stata una televisione. La televisione a quel tempo che era con la pietra, Rosalinda. Eh? C'era la pietra a quel tempo a fare la televisione. Sì, se c'era all'epoca ci bruciava a Vivi. Noi per prima. Per primi. Per prima o per primi? Per primi. Senti, no, ma io prima abbiamo visto una cosa, tu a scuola andiamo male però, eh? Malissimo. Al telefono infatti la professoressa De Fazzi, che ha detto: Rosalinda, Roberto, scusala se non parlo tanto bene, ma non è colpa mia che non hai insegnato. Infatti io ho richiesto anche i video, quando parlavo, il sottotitolo. Sottotitolo fatto? Senti, no. Io adesso un attimo di cervella. Volevo ringraziare Daniela, Katia, Simona e Luisa che mi hanno scritto e telefonato qui in redazione. Io me ne vado, scusa. Grazie, è gelosa ragazzi, grazie e guardate il prossimo servizio, che lo dedico a voi con amore. Questo nuovo anno è diverso dai precedenti, cioè cos'è cambiato? Dunque, cos'è cambiato? Che è cambiato? Il pezzo è bello, ti sei cambiato? Sono pezzo, belli. Ma da questo nuovo album a quelli precedenti che hai fatto è cambiato qualcosa? Dunque, adesso vi spiego. Il primo album che io ho fatto è uscito nel 91. Nel 91 con la Pony, mi sembra, no? Non ricordo. Non è successo niente. Poi non è successo niente. Nel 93 e non è successo niente. Il terzo battezzato da noi. È uscito in questi giorni, si chiama Nessuno è imbattibile, è venduto in tutto il mondo, a scatola chiusa. Forse perché i giornali hanno parlato molto di me per queste storie rosa, tu sai, no? Senza tirarle fuori. Di questa teenager che dovevo sposare o che ho sposato, non si sa. Si è sposato, non si è sposato, non si sa, Vittorio va col terzo mezzo. Comunque è andato così. Oh, ma è per la mia parola, non ho capito. Vabbè Vittorio, così. Ok, vai. Certo che non soffri, ti rivedrei.
sapessi dirti basta, ti guarderei. Ma non so spiegarti che il nostro amore è appena nato, è già finito. Avete telefonato? Al numero che vedete? Bene. Scegliete la discoteca, solita prassi. Io vado a cercare Roberto. Spero, Selinda, che ci sono tante persone che hanno scritto per te dicendo come mai in tutte le puntate lei ha sempre lo stesso... Scusa, mi passi la sigaretta? Scusa, eh? Vai, vai. Prendi via la sigaretta. Rosalinda, è il terzo appuntamento. Io non voglio disturbare. Mariella Nava sta componendo per noi qualcosa. Sta suonando. Siamo live. Come mi vuoi?
posso fare tutto? Inventare un trucco? Basta, mi fermo qui. No, un altro giro. Come mi vuoi? Se ti spendo un fiore poi mi chiami amore. Ragazzi, cioè secondo me è una cosa bellissima live. Però fai un sottofondo mentre ti faccio l'intervista. Così facciamo al posto del CD, del CD. Allora, Mariella Nava, terzo appuntamento con noi. E la stiamo utilizzando anche come sottofondo. Quindi più di questi gli amici Super Six non so cosa vorrebbero da questa emittente. Io, Mariella, ti devo fare una domanda importante. Quanto ci mette un artista come te a creare un testo, a creare un pezzo? Da che ispirazione? Come nasce? Diciamo uscire. Come ti è nato? Guarda, uscire è nato dalla voglia appunto di essere testimone del tempo, tanto per cambiare, come sempre amo essere. Diciamo che cerco di raccontare tutte le mie esperienze di vita man mano che le conosco, man mano che la vita stessa viene da me oltre che io da lei, e cioè quanto mi fa male, quando mi ferisce, quando mi rallegra, quando mi sorprende. Ecco, tutte queste cose io cerco di fermarle attraverso le mie sensazioni, che cerco, sai, tipo la trasformazione da digitale ad analogico, da emozione mia pura, diciamo, nell'anima, a emozione fisica attraverso il suono e la scelta di determinati passaggi musicali o determinate frasi di testo vere e proprie. Senti, ma in genere tu componi prima la musica o le parole? C'era quel famoso cartone animato, prima la musica e poi le parole. Ma forse nascono un po' insieme, fuse già insieme, perché prima cerco l'ambientazione, scelgo il tempo, scelgo più o meno quello che dovrò dire, l'argomento, quindi tante volte mi viene anche già suggerita la frase di testo che mi suggerisce un passaggio musicale a cui poi si collegano tutti gli altri, quindi è un po' uno sgorgare contemporaneo, come posso dire, mi viene tutto insieme. Ti viene proprio una simbiosi perfetta, cioè dalla musica alle parole. Senti, Mariella, e l'amore quanto c'entra nelle tue canzoni? L'amore inteso non soltanto come amore verso un uomo, un amore verso la vita, verso un animale, verso un'emozione. Ma l'amore è basilare, ma non soltanto per me. Io credo che sia davvero una spinta talmente grande, talmente forte, che riesca a muovere tutto. Forse il principio fisico di base della Terra, dell'universo. Quindi è importante sempre. Sì. Anche nella canzone più triste, più malinconica, comunque certo, c'è l'amore. Anche quella che sembrerebbe soltanto parlare di politica o di fatti puramente distanti, no? Da questo strano e così complicato sentimento. Cioè, però insomma, comunque secondo me sì, c'è. Mariella, una canzone che tu non hai scritto e che invece avresti voluto tua, di qualche altro collega? Troppe ce ne sono. Una. Ce ne sono talmente tante di belle canzoni. Mi è capitato di sentirla proprio di recente durante uno dei miei viaggi. Una storia che io trovo bellissima, oltre che molto attuale, molto forte nel suo contenuto, è la storia di De Gregori. Ah, ti piace sì, la storia di De Gregori? Sì. Benissimo, allora troveremo. Trova il video, Rosalinda, dedichiamela a Mariella, perché è per lei questa cosa, va bene? Allora io direi, mentre ti anticipo il tuo video, che sì, tu ci fai un passaggio musicale. Va bene, Mariella, ce lo dedichi. Ho trovato un suono strano. Beh, guarda, adesso questo, come si scelgono i suoni? Sì, aspetta. C'è qui un signorino, voi non lo potete vedere qua dietro, no, ma c'è un signorino. Questa è una batteria. Questa è una andiamo a suonare. Sì, c'è tutto, questa è una batteria. Sì. Non c'è neanche il cobra dietro. No, non c'è. Ecco, questo è gran piano, c'è scritto. Nerone, chi sei? Ragazzi, questo è un programma purtroppo per bambini non molto intelligenti, perché noi non siamo intelligenti, noi siamo di Video One. E il secondo mezzo lo faremo alla grande, non so chi c'è. Chi c'è? Adesso? Sì. Chi c'è? Vai, vai, così, non so. Ciao. Dallo strano. Dicasi, Rosario.
Rosario è colui che ci fa, anzi si spaccia da impresario e se telefona da solo perché il telefono è finto, fa vedere che ci trova le serate, le cose, ma non è vero niente perché finora non ci ha fatto lavoro mai. Quindi dicasi Rosario. Dicasi Rosario, lo strano tipo, detto l'impresario, ma così per dire, vero. Ma quindi dicasi Rosario. Che ride, ride Onofri, ride, qui c'è da piangere. Senti Rosario, adesso così, così, così. Che volevi di qualcosa? Emilio, scusa, c'è Tony Scarf. Tony Scarf. Senti Tony Scarf, io ti saluto, mi hai promesso una parte nel tuo film, quello che girerai a Civitavecchia, Roma, Tripoli, Parigi, Londra, Singapore, Tokyo, Rebibbia, e niente, passo la parola a Roberto che intervisterà lo strano tipo che è Rosario, detto l'impresario. È lui, vai, 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 vai Vittorio, vai, vai. Il numero, lo vedete? Telefonate, scegliete, divertitevi e... non so cosa dire. Vado a cercare Roberto. Ed è Barbara che ha una bellissima realtà. Barbara, tu sei la ragazza immagine del Ciarro. Sei diventata famosissima. Quante ragazze e ragazzi ti riconoscono per la strada, ti chiedono autografi. Che sensazione provi per questo? Beh, è un'emozione, grande. È un'emozione grande. Io ti auguro, Barbara, tanta fortuna, perché Barbara ha dei bellissimi occhi che riesce ad incantare perfino questi due dinosauri che sono qui davanti ai nostri occhi. Barbara, io mi congedo un attimo da te e voglio trasferirmi qui sulla mia sinistra. Io ho il direttore generale del Mistero. Volevo fare due domande a lui. Volevo chiederti come è stata ideata, cosa c'entra qui al Mistero questo angolo misterioso, chiamiamolo così,
questi due dinosauri, come mai? Come è venuto in mente di fare una scenografia così? Diciamo che non sono solo questi due dinosauri, ma bensì tutta la scenografia del locale, che praticamente è stata ideata con l'aiuto degli architetti, proprio ad essere un ambiente, diciamo, se così fosse, della preistoria. E quindi non è solo quest'angolo, ma è tutto il locale, che ripeto, è stato riempito di queste scenografie con l'aiuto degli architetti, e quindi che vuole solo far sì che dia l'immagine di un locale che risale alla preistoria. Misterioso, è tutto misterioso. Loro per fortuna però sono finti, perché se fossero veri sarebbero pericolosi. E invece sono qui Boni Bonini, e noi abbiamo deciso di far diventare personaggi della serata proprio questi due bellini dinosauri che ci hanno fatto ritornare un po' nel passato. E quindi io con Barbara e il direttore del mistero in questo angolo misterioso, Barbara per fortuna che non mordono, ci sono dei coccodrilloni sulle nostre teste. Vi salutiamo, ti congedo di nuovo la linea, Roberto, a te in studio. Ciao a tutti, ciao! È finita la puntata 32esima Super Six. Rosalinda Celentano, Roberto Onofri vi salutano, però non so se domani voi potete vedersi, perché Rosalinda forse è stata licenziata stasera stessa. È vero. Sto dicendo una parolaccia, no, e mi sono frenato, no. Perché siamo in televisione. Siamo in televisione e quindi domani guardateci, perché noi siamo la coppia più bella del mondo. Madonna mia, quasi sono rivoltati di notte. Tuo padre lo spiega a me. Si mangiate la banana con due salsicce e o parmigiano, e molto si indovina se tu te fai una limonata con tre cucchiaie di citrato. Sorrida la giornata, ad eid id o e bon oise. Mangiate la banana con due salsicce e un parmigiano, e molto si indomani se tutto fena limonata con tre cucchiaie di cetrata. Sorretta la giornata, si mangiate la banana con due salsicce e un parmigiano, e molto si indomani se tutto fena limonata con tre cucchiaie di cetrata.